Ben ritrovati, questo è il canale di Fatizen, io sono Fatizen e qui siamo su Okan Xbox Serie X. Questa è la versione HD di Okami. Guardate bellino il nuovo pad. Il nuovo pad, insomma i nuovi gommini del pad. Ce l'ho già da un po' però. Allora, una cosa vorrei farvi vedere. Mi è arrivato oggi. Penso che lo installerò notte facendo. Lui. Questa ho intenzione di farla a breve. Nel frattempo torniamo alle nostre dannate perline sperduse. Allora, ho ritrovato dei vecchi appunti, avevo preso su dove dovevo, però essere le perline. E sulla base di quelle vediamo un po' di trovare una soluzione al problema, perché effettivamente sta diventando una roba atroce. Che dannate perline. Allora, allora, dunque, una mi pare che sia in questa zona qua, in fondo alla mappa, perché ho dei ricordi di una perlina in quella posizione, in quella zona. Speriamo di riuscire a farla sta cosa. Ok. Allora, mi pareva fosse qui. Con un attimo d'attenzione, vediamo un po' dove potrebbe essere. Secondo me è qui. Mi ricordo che era qui. Come si fa ad andare al piano di sopra? Io devo salire al piano di sopra, perché secondo me è là sopra. Qui non può essere, quindi vedrai. Allora, di qui non si sale. Che io mi ricordavo nella versione PlayStation 3
Ero andata a trovarla da qualche altra parte. Calma. Questa è qualche altra parte. Che disastro queste persone, insomma. Cosa vuole veramente? Vuoi avere a che fare con queste persone? È una domanda interessante, la mia risposta me la sto già dando. Cosa c'è qui? Infatti io mi ricordavo nella versione PlayStation 3 avevo fatto un giro per tutto il dungeon. Per tutto il dungeon. Una volta avevo trovato il... come si chiama? Il potere di creare insomma, quella roba là. Io mi ricordavo di aver fatto un giro per tutto il dungeon. Lo ricordavo chiaramente. Qui ci puoi arrivare solo se hai il doppio salto, Questo non si discute. Qui non mi ricordo di esserci mai andato, almeno nella versione PlayStation 3, quindi si vede che mi ero dimenticato che si dovesse andare col doppio salto, quindi lì la perlina non ci poteva essere. Io mi sono fatto tutto il dungeon con quel potere. E non è facile ricordarsi le cose passate così tanto tempo, Tutto perché questo dungeon è un corridoio alla fine. Dobbiamo andare dall'altro lato, sì, perché qui è crollato tutto. Riesco a applaudirli per aver messo le perline proprio qui.
cavolo sono le perline? Fammi controllare. Ok. Ma sei veramente filo di zoccola, eh? Girarsi tutto il danno, sì. Niente, no. Come avrei fatto a capire che c'era una porta da distruggere? Chi me l'avrebbe dovuto dire? Ah, scusami, ho capito. Ah, certo. Ah, ma sicuramente. Ah, cioè, sì, sì, certo, è ovvio. Te lo faceva capire il fatto che lo sfondo era diverso. Ora ricordo, nella versione PlayStation 3 lo scoprì per puro caso, ma piazzandoci una bomba. Lì. Perché non usavo tanto il Power Slash quanto le bombe. Allora, continuiamo a esplorare il dungeon. Allora, qui non ci sono con soffitti o contro soffitti. Segreti, mi pare. Niente strano. Fermi tutti. Qui c'è lo specchio. Qui ci sono dei controsoffitti, secondo me. Parecchi controsoffitti. Qui arriva l'acqua. Qui c'erano i vasi, io li ho distrutti, no? Non è che c'è un forziere sott'acqua, vero? Potrebbe esserci qui di la cascata. Perché c'è un vaso lì? Farti capire che andava fatto detonare con una bomba. Beh, è andata abbastanza bene. Poteva andare peggio. Perché
qui cosa vuoi nella vita? Ah, non ti fa scendere? Ah, che bello. Che cazzo. Quindi? Quindi? Che si fa? Segui il flusso. Ah, no, certo, segui il flusso. La corrente, certo. Bene. Allora, vediamo un po' come siamo messi con le perline. Stacca pasta. Dove sono io in questo momento però? Ah, ok. Ok, non avevo capito. Mi manca una perlina. Potrebbe essere questa perlina? Dove c'erano le talpe? E i talponi? Scusa, ma si fa impazzire a... inseguirli, questo qui. Dai, che poi dovranno passare qui, talpe. Tanto si cambia sempre di posto, quindi... dammi un'ampolla. Dov'è finita? Preso!
Maledetto. Fanno finta di scambiarsi, vedi? Ma se prova a far piovere, che succede? Dopo un po' dovrà arrivare anche di qui, eh? Eccolo! Faccio mica a prendere, sai?
tanto prima o poi li trovo, eh. Si fa così, è l'unico modo. Poi mi capiterà di qua, eh. Questo minigioco. Thank you.
qua ti sistemo io, Tutta sta fatica per un vaso. Ok, non era lui che dava la perlina. Del resto ci avrei scommesso. Non ricordavo di aver faticato così tanto per avere la perlina. Abbiamo ricercato. Incredibile. Ciao, Gil repulsivo, maledetto. Ora ti devasto l'anima. Tasciuto? E beccate anche questo. No, tasciuto sistemato. L'ho devastato. Ciao Giri repulsivo, è stato un piacere ucciderti. Sì, hai ragione, scusami. A questo punto, se è andata così bene, ne faccio un altro, no? Magari c'ho culo, ne trovo un secondo. Devi cercare, chissà dove ti aveva portato per il mio. Scusi, buon uomo, venga giù. Vabbè, intanto lei. Quanto a lei, invece, buon uomo, si deve levare di torno. Deve morire male, capito? Io ci sono stato, vero, con la perlina? Sì. Quindi, sta. Penso di non aver mai visto un gatto russare in questa maniera. Com'è felice. Com'è felice di dormire su questo letto, questo gatto. Bravo gatto, bravo. Ho sentito un verso strano. Ma sono le volpi. Questo non l'avevo trovato prima. Che è successo? Non aveva abbastanza forza? Ho pensato. Vabbè, lascia. Dove sarà questa perlina che mi manca?
pronto. Scusami, mi fritto. Allora, vediamo un po' dove siamo messi. Ciao spettatore numero uno, lo so, ti ho visto che te da quando eravamo a 25 fino a ora è in onda con me, mi stavi seguendo. So che ti ho visto, sai? Ti ho visto. Grazie per essere qui, che ti devo dire. Sei sempre te, sei sempre il solito, non so chi tu sia, però... Dice perché non lo sai, è perché non... Cioè, mi hanno detto come si fa a vedere gli spettatori, però il fatto sta che non riesco a capire come cavolo si fa. A questo punto mi rivolgo direttamente, non so chi tu sia, però... Penso sia sempre tu. È inossidabile, ci sei quasi sempre. Tant'è che c'è qualche volta che non vado in onda, non lo dico, mi dispiace anche. Sai, non devi essere qualcheduno perché non è possibile che tu non sia qualcuno. Oi oi, scusami, torniamo un attimo con la luna. Allora siamo di notte o no? Oi. Bello però, per questo ruolo è davvero bello. Andiamo a fare. Dov'è questa maledetta perlina? Apposito. Allora, è di lore, quindi la potrei anche indossare questa, questo equipaggiamento, no? Allora, io preferisco la spada per vari e diversi motivi, perché a me la spada piace di più. Allora, è la coda. No! Ok. Beh, perché avendo acquisito tutti e 13 segni zodiacali, praticamente tu hai sviluppato un potere immenso. Potere del sole. Ah, la faccia l'ha demolito. Top. Top. Senti, per un pochino potrei usare anche questo, in effetti. Salve. Salve. Porca miseria, sei fatto. Ah, non credevo che Yusen potesse fare danno. E perché sporcarsi le mani per colpirli quando hai queste tecniche pittoriche? Non mi ricordo se questi strumenti ti rimangono quando rifai il New Game Plus. New Game. Il nuovo gioco. Allora, dov'è la perlina? Che mi manca. Allora, là sopra non può essere perché ci sono andato. L'ho annientato con un colpo solo. Senti, ma una bombetta. Ah, pensi essere resistente. Tieni questo, samurai mancato. Poi beccati questa. Piaciuta? Guarda, te ne do un'altra. Toh.
Ma non poteva che finire così, secondo te. Tu dici, E poi. Ma lei cosa vuole precisamente? Scusami. Ciao. Quindi che ci fo io? Questa tua osservazione inutile, barlonda. Qui non c'è in effetti mai stato. Dai. No, 1999, che miseria. Quanto è? 2,50? Sì, non posso permettere di spenderlo. Dai. Aggiungiamo un altro zero a questo portafoglio. Che fai il poop? Non devi fare il poop, eh? Oh. Interessante. Questo Red Devil che è detestato, penso lo farò alla griglia. Prima però si spinge altro da lui, eccolo. Per quanto riguarda lui invece lo vado direttamente a grigliare. Ah, ancora in piedi. Non ho annientato, è stato facile, Micio. Micio, ti sei svegliato? Micio gatto! Gatto Micio! Gatto Tau! Gatto Tau, ti sei svegliato, gatto Tau! Oi oi! Per terra la roba, oh Micio,
Oh! Che fai? Nessuno ti farà del male, stai fermo, stai tranquillo, non succede nulla. Ok? Stai tranquillo ora? Stai qua. Bravo. Ma guarda. Va bene, lasciamo fare. Comunque abbiamo trovato anche questa perlina smarrita. La prossima si trova nel... Ah! Azzo, sono due. Ai, ai. Sono due, che palle. Poi tra l'altro, io non so se avete mai sentito le volpi, ma le volpi quando... chiacchierano. Le volpi quando chiacchierano, chiacchierano così. Questa è la loro voce. Giocare così non è proprio il massimo, sai, gatto mio? Grazie. Buona mano lei. Ok. No, così non vedo nulla. Forse. Ahia. Sì, non inghiellare, eh. Ah, il mio portafoglio.
Ah, ora sto bene. Oh, adesso stiamo bene entrambi, vero, Micio? Te stai nella zona Pacu. Nella zona lì. Ah, stai su di me. Appollaiato, io me ne sto qui. Ah. Peccato abbia finito la polvere d'oro. Perché fai questo? Certo, sei proprio un gatto stupido. Cioè, avevi bisogno che io mi sdraiassi così? Perché tu... Dove sarà questa perletta?
Visto come sono stato bravo? Mi compiaccio da me stesso. Thank you.
Dove pensi che sarà questa maledetta perlina? Piuttosto che sono. Mezzanotte quasi e mezza. Allora mi metto e mi vado a letto. Sentiamo forse c'è qualcosa di sepolto, non so. Thank you.
leggermente stanco.
Senti, io sono stanco, non so se mi stai guardando, sei stanco, ma io sono stanco, me ne vado a letto. Ti dico buonanotte, ci vediamo domani. Ciao!